la povertà si trova sempre in basso. Adesso per scendere nei sassi, appunto, noi scenderemo. Mentre oggi pomeriggio voi andrete a visitare il Mudra per ricordare all'uomo che il tempo è breve. Se voi guardate il portale, ragazzi, guardate il portale. L'intarsiatore doveva onorare i nobili della città e la posizione di sopra. E poi notate anche un'altra cosa. Adesso, oggi non abbiamo molto tempo, ma mi sarebbe piaciuto parlarvi di alcuni simboli. Vedete la facciata di questa chiesa? Così. È molto significativa della nostra storia, come scorre l'acqua, così è scorsa l'acqua. Dei soldi, immaginate che qui c'era un po' di scappa.
alto e schivo, era più alto. Forza. Sono state allestite, cioè non sono state fatte apposta, ma è un storico importante per mettere in evidenza. Ma come perché alla fine non ci presti attenzione, dentro. E poi c'è il vuoto fa parte del ABC. ABC. Anzitutto, quante forme? Ecco. Ci siamo ragazzi? Vero, occhio qui sopra, mi raccomando, qui è tutto più stretto. Le sculture non sono giganti. Qui l'artista dà forma a qualcosa che si vede o qualcosa che è. Sì, è una donna che liscia. Ok. Vedi queste sculture, c'è l'esatta copia. Pensiero, sono opere, ma di così ci sono anche le mostre tempo. Il titolo di questa mostra è Porta mi ha portato. Ma voi direte, ma scusa Mariella, che è un che l'ho detto con la lacrima, no, Porta mi ha portato e chiede a uno di noi se si scrive la compagnia di qua. Però era un altro. Un giorno ti dirò che ho rinunciato alla mia felicità per te e tu riderai, riderai, tu riderai da me. Un giorno ti dirò che ti volevo bene più di me e tu riderai, riderai, tu riderai di me e mi dirai che un padre non deve piangere mai, non deve piangere mai. E mi dirai che un uomo deve sapere difendersi. Sì! Questo gli applausi dei pipi! Ura! I pipi! Ura! I pipi! Ura! Grazie preside di esistere! Allora lì in fondo, attenzione, attenzione! Ti è piaciuta questa gita? Che ho rinunciato agli occhi suoi per te. E cosa non mi è piaciuto? E tu non capirai. Camminare, ma ragazzi era un... Perché? Il cibo? Il cibo? Ma non dite cavolate. E mi dirà che non deve piangere mai, non deve arrendere. E cosa non mi è piaciuto della gita? No, non dite le bugie. Dobbiamo essere sinceri perché questo modo deve essere per te. Cosa non vi è piaciuto della gita? Ragazzi, prima di tutto dovete sapere, ve lo voglio dire a tutti. La gita, l'ho pensata io, quindi la gita come è stata?